saranno sempre 10 minuti di cottura. Perché lo chef preferisce la cottura al dente? Perché poi dopo lo rifà in padella, lo passi in padella, diciamo, quindi che sì, no, finisco sempre certi tipi di cottura in padella, una sorta di pasta risottata, chiamiamola così, in maniera che in acqua sta la metà del suo tempo e poi in padella è dove assorbe più completamente la sua salsa e il suo sugo, o dove comunque prende più sapore. Chiaro, fantastico. Però capisco anche che molte volte io dico sempre che non è perché io lo faccio più in padella ci mettiamo più tempo, il tempo è lo stesso. Mm-hmm. Tanto le cose, farle bene e farle male, ci si mette allo stesso tempo. Okay. Quindi anche in casa riusciamo a fare le cose in una certa maniera. Federico, ti ho tagliato la lingua, vuoi parlare? No, no. Ok, allora, cioè se lo chef dice qualche castroneria, però puoi anche Federico parla poco perché è un piccolo problema di balbuzienza, no? Ah, va bene. Quindi se lo fai scrivere meglio, fa prima. Va bene. Questa è la famosa battuta. Meglio lo chef. Pronto? Pronto? All'audio alto, ecco perché. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao Giorgia. Ciao, chi sei? Amico, abbassa l'audio della televisione, per cortesia. Pronto? Devi abbassare l'audio della TV. Chi sei? No, non ce la possiamo fare. Niente, dai, richiamaci. Ragazzi, quando parlate con noi abbassate l'audio della televisione. Grazie, lo dico perché sennò poi la comunicazione diventa veramente complicata e difficile. Proprio velocemente, Chiara, un piatto, questi ingredienti qua, cosa ti suggeriscono? Poi vediamo a fine, ovviamente, quando il piatto è finito. Un paio di cose, così cosa ti suggerisce? Allora, giusto intanto due suggerimenti. Il pomodoro sembra sempre un, diciamo, un cibo facile da abbinare, ma non è così. Nel senso che comunque è un vegetale con una componente di acidità piuttosto spiccata. Quindi la difficoltà nell'abbinamento è che magari un vino bianco con delle freschezze troppo accentuate, quindi un po' troppo. Noi di solito diciamo che i vini sono freschi quando hanno quella componente limonosa, uh-huh, se vogliamo, in bocca, no? Quella freschezza da agrume. Quindi quel tipo di vini bianchi non è così facile da abbinare. Ecco, sceglierei un vino bianco un po' più grassoccio, magari abbinato alla chef, per la conduttrice. No, abbinato invece territorialmente, quindi visto che potrebbe essere tranquillamente una ricetta del sud, andrei al sud, prenderei magari un greco di tufo, una falanghina, oppure un grillo siciliano, così almeno si può spaziare un po'. No, dico qua la regia, arrivo subito alla telefonata, la regia è tutta contenta perché oggi oltre a mangiare beve anche, capito? Pronto, chi sei? Vediamo di farcela. Pronto?